Un buongiorno a tutti gli amici di Motorbox, siamo nuovamente collegati per parlare di coronavirus e automotive. La situazione si sta evolvendo e abbiamo il piacere di aver incontrato, anche se solo via video, Elena Fumagalli, che è responsabile comunicazione di Citroen Italia. Ciao Elena, grazie per essere qui con noi. Ciao Alessandro e grazie a voi, è un grande piacere rivedervi. Grazie mille, anche per noi. Senti Elena, dicevo appunto coronavirus, Covid-19, come vogliamo chiamarlo, legato al mondo dell'automotive, come sta cambiando un po' come dire, l'approccio anche con i clienti, questa situazione sanitaria così grave. Siamo un po' incastrati fra il lockdown e la fase di riapertura, seppur molto graduale, appunto della fase 2. Citroen, come è venuta incontro ai propri clienti in questa iniziale fase proprio di blocco completo? Ma guarda, Citroen è una marca che da oltre 100 anni è vicina ai suoi clienti, e si ispira ai suoi clienti, segue i loro stili di vita, le evoluzioni della società e in particolare anche in questo momento rimane sempre accanto ai suoi clienti. E anche se non può farlo fisicamente, abbiamo sviluppato diversi servizi online che consentono ai nostri clienti, chi è già cliente o chi lo sarà, a tutti gli utenti di informarsi, di stare vicino alla marca, di seguire le esperienze eventualmente di altri clienti. Mi riferisco a servizi online legati magari all'assistenza, quindi chi ha esigenze specifiche chiaramente ha garantito il servizio di assistenza o di riparazione in casi soprattutto gravi e di reali necessità. Mi riferisco alla possibilità di andare sul nostro sito e configurare la vettura dei nostri sogni che un domani potremo riutilizzare per viaggiare sulle nostre meravigliose strade in mezzo all'Italia. Quindi c'è l'opportunità proprio di scegliere e configurare la vettura scegliendo tutte le opzioni, gli allestimenti o ancora di più si può andare sul sito che si chiama Car Store, dove si possono visualizzare tutte le vetture, veicoli nuovi disponibili in pronta consegna presso la nostra rete. È un sito estremamente facile da utilizzare, si può scegliere, si può impostare la ricerca scegliendo o la concessionaria e poi vedere tutta la disponibilità dei modelli, oppure scegliendo per modello e quindi selezionare il modello desiderato e poi vedere quali sono le concessionarie, scegliendo magari quella più vicino a casa nostra, che hanno appunto in pronta consegna questi modelli. E si può proprio vedere nel dettaglio la vettura, come se fossimo nello showroom del concessionario, quindi gli esterni, tutti gli allestimenti, gli equipaggiamenti, c'è una Vision a 360 che consente di vedere bene anche gli interni, quindi si può davvero avere un'idea di quello che è il modello disponibile in pronta consegna, avendo anche un prezzo con offerte estremamente vantaggiose e anche una proposta di finanziamento che l'utente può addirittura modificare. Poi chiaramente c'è sempre il contatto col venditore e quindi può scegliere poi di essere contattato e di fissare poi l'appuntamento per finalizzare l'acquisto. Ma poi a tutti questi servizi specifici io aggiungerei anche qualcosa che è molto particolare, che è legato a Citroën, perché in questo periodo in cui siamo stati tutti a casa, Citroën ha davvero lanciato delle iniziative come ad esempio il suo museo virtuale, quindi i clienti possono andare e vedere in questo Citroën Origins, si chiama, tutta la storia della marca, perché in questo periodo è stato arricchito con ulteriori immagini per andare a scoprire modelli iconici che hanno fatto la storia, oppure ancora di più la nostra boutique di prodotti lifestyle si è arricchita con degli oggetti nuovi per trascorrere il tempo a casa con i propri bimbi, dai giocattoli, quindi i modellini delle macchine, i giocattoli magari con il garage su due piani piuttosto che il Monopoly Citroën, ai giochi delle carte, oppure a chi si vuole dilettare in cucina, degli stampini per fare torte, per fare biscotti, quindi tutti degli oggetti legati alla storia di Citroën, su cui in questo periodo specifico sono stati fatti degli sconti sul listino e la consegna gratuita a casa. Quindi anche delle iniziative per facilitare e provare anche a far sorridere i nostri clienti italiani, appunto, pur stando nelle loro case. Quantomeno mi viene da dire di aggregazione nella famiglia proprio Assolutamente, assolutamente. per. Bene, Elena, senti, la domanda è questa: siamo entrati nella fase 2, diciamo, quella della ripresa, seppur molto lenta. Citroën che cosa farà per questa fase?
da qui fino a quando finalmente potremo magari tornare un po' alla libertà, alla tradizione della nostra vita. Ma Citroën continua quella che è appunto la sua azione che sta già facendo in questo periodo, e in particolare mi permetterei di sottolineare un altro strumento, sempre nel mondo digitale, che è davvero a mio avviso molto utile e che consente di instaurare una fiducia con i clienti. Parlo di Citroën Advisor, che è un sito interattivo di recensioni online che è stato lanciato a fine 2014, quindi già qualche anno che è disponibile, ma che è abbastanza audace, innovativo nel settore automotive, perché consente di scrivere le proprie esperienze, appunto vivendo, commentando un prodotto oppure un'esperienza con un punto vendita, leggere quindi i commenti degli altri utenti proprio in ottica di innanzitutto trasparenza, ma anche di condivisione di esperienze fatte da altri clienti, e magari appunto leggere delle recensioni o dei commenti lasciati da altri proprio in base alla loro esperienza. Quindi ormai si è arricchito negli anni di nuove funzionalità e contiene oltre 400.000 recensioni, è sviluppato in diversi paesi ed è davvero uno strumento che consente di andare a leggere quello che è stato l'esperienza vissuta magari sia in termini di prodotto, quindi come un cliente si è trovato con la sua C3, certo, con la sua C3 Air Cross, con la sua C1, con la sua City Car, oppure in termini di esperienza di vendita e quindi magari appunto come si è trovato presso un concessionario, certo, quali sono i punti di forza. Quindi davvero uno strumento, direi, pionieristico nel mondo dell'automotive, che però consente di mantenere quella fiducia, quel contatto, quella trasparenza verso i clienti e quindi mantenere sempre, anche a distanza, la vicinanza con i nostri clienti. Certo, quindi condividere magari o consigliare un'esperienza e per poter poi indirizzare l'acquisto magari di una macchina o verso anche un concessionario dove ci si è trovati bene per poter concludere poi esatto, contratto. Per esempio, e quindi poi sfruttare, utilizzare gli strumenti di cui parlavamo prima come Car Store, su cui andare a vedere quali sono i modelli che sono in pronta consegna e poi appunto cominciare a sognare per poi ripartire al più presto. Mantenendo inizialmente le distanze sociali dovute, per poi dopo invece sfruttare al massimo tutte le opportunità. Sempre nel rispetto chiaramente di quello che sono di quanto ci viene suggerito, imposto, per salvaguardare prima di tutto la salute nostra, dei collaboratori e dei clienti, naturalmente. Perfetto, Elena, sei stata gentilissima, esaustiva come sempre, grazie mille della tua disponibilità, speriamo di vederci davvero da vicino e dal vivo in qualche altra occasione. A presto e grazie ancora, Elena. Speriamo, ma grazie a voi. Arrivederci, ciao.